Silvia. Ciao. Allora, innanzitutto complimenti, insomma, una grande vittoria. Abbiamo sentito che sabato scorso a Gravedona, sull'Alto Lago di Como, ti sei laureata campionessa del mondo della classe Europa di vela, e piazzandoti davanti a 13 equipaggi che erano, diciamo, una selezione iniziale addirittura di 73 ragazze come te di tutto il mondo. Raccontaci un po', è stata una vittoria regalata? Ti hai avuto qualche vantaggio? Come è andata? Raccontaci. No, nessuna vittoria regalata, perché è stata combattuta fino all'ultima prova. Cioè, fino all'ultima prova io non sapevo se avevo vinto o no, tanto che tutti applaudivano, ma il mio allenatore mi ha detto: aspetta prima di esultare, perché non è detto che tu sia arrivata prima. Perché sono state 11 prove, tutte molto competitive, soprattutto con le prime tre. Scusami se ti interrompo, ma la gara come si compone? Ci sono tre manche? Come funziona? Praticamente si fanno delle prove, tre prove al giorno, e per un totale di 12 prove. Noi, avendo avuto i primi 4 giorni di carenza di vento, non siamo riusciti a portarla a termine tutte quante, ne abbiamo fatte solo 11. E poi ogni prova si acquista un punteggio: il primo per esempio ha un punto, il secondo due, e chi ha meno punti vince la regata. E io l'ho vinta a pari punti con lei, però quando c'è una questione di pari punti vince chi ha i piazzamenti migliori. In questo caso io avevo 4 primi, lei ne aveva 3, e quindi ho vinto io con l'ultima prova, perché appunto ho fatto un primo all'ultima prova e lei ha fatto seconda, e quindi ha perso. Bravissimo, complimenti per te, ma anche per la famiglia, ma anche per la nostra città, insomma, che bene o male è una categoria che porta sempre lustro, una vittoria che porta sempre lustro, diciamo, al nostro territorio. Grazie. Senti, ma tu mi dicevi prima che corri per con i colori del club di Venezia. Sì, infatti quando ero piccola ho cambiato e sono andata a Venezia, e adesso corro ancora per loro dal 2002, quindi sono quasi 10 anni. Poi quest'anno era anche il centenario della Compagnia della Vela, quindi gli ho regalato questo titolo importante. Quindi una vittoria, diciamo, chioggiotta veneziana in pratica. Sì, infatti questa mattina mi ha anche telefonato Soni, che è il sindaco di Venezia, nonché il presidente della Compagnia della Vela, per ringraziarmi, e anche perché comunque lui mi appoggia sempre in tutto quello che faccio, essendo il presidente del mio circolo. Mi sa che ci vede proprio bene ad appoggiarti sempre, ha ragione, visto i risultati. Benissimo, grazie, sai. Innanzitutto ne approfitto per ringraziare i miei genitori, che comunque sono venuti, mio papà è arrivato in treno la sera prima, poi la settimana prima è venuto anche mio fratello, però ho dovuto scappare a casa per dei motivi personali, e poi dopo una persona che mi ha stimolata più di tutti, soprattutto perché negli anni prima non ero riuscita a dare il 100%, invece così ero riuscita a far partire quella scintilla che dopo ha acceso un fuoco, è stato Fabrizio Lazzarini, il mio allenatore, e che anche all'ultima prova abbiamo litigato, però dopo ci siamo un po' chiariti, e però quel litigio è stato fondamentale per la vittoria. E i miei compagni di squadra, che sono dei ragazzi di 15-16 anni, tipo Luca Riatta, Samuel Naldi, Francesco Cialtrone, Pietro Riatta, che mi hanno dovuta supportare per 15 giorni con me, che ero praticamente intrattabile, continuavo ad insultarli e tutto quanto, e anche gli altri miei amici e le altre persone che mi sono state vicine durante il campionato. Ciao! Ciao!